Nel senso nel quale l'Aikido vuole che si sviluppi. Quindi in ogni caso, quando lui viene a prendere qui, non offrite mai la fronte, offrite sempre il profilo. Questo un po' per eliminare l'aggressività che può dipendere da questa posizione e far sì anche che la parte centrale del corpo, che è la parte più delicata, sia protetta. Comunque dicevo prima del discorso della coscienza, quindi far entrare un attacco nel vostro modo di considerare la relazione. Questo da un certo punto di vista può essere, anche questo è una violenza, quando per esempio si produce un attacco, no? L'attacco lo si lascia venire, poi si conduce il compagno in un modo di vedere che è il vostro. Anche questo da un certo punto di vista può essere considerato una violenza, però poi lo vedremo, adesso lo spiegheremo un attimino nei dettagli. Comunque in ogni caso, lui è qua, suo spazio e sua azione, suo tempo per venire a colpire. Ma qua se io lavoro nel suo spazio e nel suo tempo, cambia poco. Oh. Anche se c'è la relazione, cambia poco. Devo cambiare il suo spazio d'azione e devo cambiare il suo tempo. Osservate la differenza tra questo, questo. Il terzo movimento è quello che
parte è nell'azione far emergere qualche cosa che va al di là della relazione che il compagno aveva definito. In ogni caso non si taglia la relazione, in ogni caso non si taglia la relazione, al contrario. Al contrario, è un lavoro nuovo. Non è che quel momento in cui vi viene a prendere cerchiamo di togliere la mano, no, vi viene a prendere, nel momento in cui vi attacca. È importante non andare mai, quando lui attacca, mai lo andare così. Al contrario, quando lui attacca, con una sola, non ha la possibilità di entrare. Mai interrompere la relazione. Quindi se lui viene a prendere, non lasciatevi condizionare dalla presa. Al contrario, lasciatela a voi di tutta la spalla, abbassate un pochettino il bacino e spostate il corpo. Questo è un movimento che è abbastanza tranquillo, quando possiamo fare. Si può velocizzare un attimino, come abbiamo visto prima. Quindi fa bene, poi tra l'altro avete visto alcuni tipi di, un tipo di caduta che per il corpo è molto importante, nel senso che il corpo ha bisogno di stimoli, ha bisogno poi di contatto con la terra, ritorno all'energia femminile, ritorno alla madre, quindi è molto importante prendere l'energia da terra, ricambiare l'energia da terra, quindi avere una relazione anche in questo senso. D'accordo? Avete visto questo tipo di movimento? Adesso possiamo fare lo stesso tipo di movimento, però entrare in un modo diverso. Cambia poco, l'unica cosa che dovete fare è lasciare entrare, non andate a bloccare l'attacco, lasciate entrare, in ogni caso lo spostamento è semplice, lo spostamento è questo spostamento, lavorate con l'altro braccio, mi raccomando alla fine tenere una posizione stabile che vi consenta di controllare il piede e soprattutto, se possibile, evitare questo. Evitare di andare a controllare il centro perché non vi può fare male. Quindi lavorate, lavorate all'arco, proprio giusto sotto l'arco di dito. Questi sono i punti che sono molto importanti, sono importanti non solo per la pratica con i compagni, ma sono importanti anche per la pratica personale, che sono dei punti che servono per lavorare sull'apparato respiratorio. Sono movimenti che sono molto vecchi, risalgono alla competenza degli Yamaguchi. Gli Yamaguchi sono delle persone che ancora si trovano in Giappone. Gli Yamaguchi, colui che dorme in montagna, sono persone che hanno una grande competenza, una grande conoscenza del corpo, grande competenza medica, terapeutica, però certamente non la medicina della nostra occidentale. E questo movimento è un movimento molto importante per dare energia al corpo e anche per far lavorare il livello respiratorio. Comunque provate, se volete, le due tecniche che avete visto fare. Finalmente
sfioriamo un attimino quelli che sono, i vari aspetti dell'Aikido. Un altro aspetto dell'Aikido, per esempio, quello che avete visto fare, ovvero un saluto. Saluto molto importante. Saluto importante perché prima fa parte della disciplina, seconda cosa, fa parte dell'etichetta, terzo, fa parte di un rituale e in ogni caso scadisce un tempo, nel senso che nel momento in cui si fa un saluto a qualcuno ci si riferisce esattamente a quella persona per lavorare, poi non c'è bisogno di parlare, no? Normalmente si riferisce, scusa, non parla che, no? Fa un saluto e la chiave. E il saluto, in ogni caso, definisce l'inizio di un'azione, l'inizio di una relazione. Il saluto finale determina la fine della relazione. Quindi è una cosa che è estremamente precisa. Poi il fatto che vediate che qualcuno si mette, per esempio, in senzato a salutare un'altra persona con i piedi, questa è una formula di rispetto. In Aikido si va spesso in ginocchio per salutare, ma questa non è una forma di sottomissione, al contrario, una forma di libertà. Il maestro Kobayashi diceva che, per esempio, il fatto di andare in ginocchio vuol dire solamente che una persona è in grado di mettersi in ginocchio di fronte ad un'altra, e questo è un indice di libertà, non è un indice di sottomissione, è un indice molto più di libertà mentale, di tranquillità, naturalmente sotto certi aspetti. Il fatto che qualcuno si metta in ginocchio per salutare un maestro, per salutare un anziano, per salutare qualcuno che gli sta dando qualcosa di importante in quel particolare momento, piuttosto che una persona si rifiuta categoricamente di mettersi in ginocchio, si dice no, io non posso, io sono, qualcosa cosa vado, voglio mettermi in ginocchio. Io trovo molto più libertà nel momento in cui uno decide di salutare qualcun altro in ginocchio, piuttosto che una persona che si rifiuta categoricamente. È vero che in Aikido esistono delle gerarchie, ma è una gerarchia in senso positivo, una gerarchia che lavora verso l'alto, non che lavora verso il basso. La posizione che voi avete, per esempio, nel saluto è una cosa molto importante, ma non è una cosa statica, rappresenta il momento, rappresenta l'istante. Poi ognuno di voi, nella vostra evoluzione, cambia posto. Il fatto che vi sediate costantemente a seconda della persona che avete vicino costantemente, sempre nello stesso posto, determina il fatto che voi sappiate in quel particolare momento che quel posto è il vostro. Quindi è un ottimo punto di partenza. Quando uno non sa qual è il suo punto di partenza, difficilmente può andare da qualche parte. Credo, no? Molto difficile, cioè io devo andare a Roma, però non so da che parte parto. Non so qual è il mio luogo di partenza. Eh? Occorre sapere le parti. Quindi l'inizio è molto importante, conoscere il proprio posto, conoscere il proprio ruolo. E anche il proprio ruolo di allievo, il proprio ruolo, di persona che l'ha per apprendere qualche cosa. Quindi il saluto deve essere inteso in questo senso. Dicevo che la gerarchia è una gerarchia che va verso l'alto, nel senso che è una gerarchia aperta. C'è un insegnamento, le persone non sono costrette nel loro ruolo, nel loro posto iniziale, ma al contrario si cerca di farle elevare attraverso l'insegnamento. Quindi in ogni caso credo che questo tipo di relazione sia molto importante, soprattutto è molto importante per apprendere qualche cosa. Molto importante per apprendere qualche cosa. Nel momento in cui si cerca di apprendere qualche cosa, occorre guardare in una certa direzione e occorre mettersi in posizione di ascolto, soprattutto. Il problema è che normalmente oggigiorno le persone hanno poca voglia di imparare, poca voglia di ascoltare, poca voglia di mettersi in relazione, al contrario, vogliono prendere il potere della relazione. Questo è estremamente errato, e ci do, è l'unico modo in cui non si può imparare assolutamente. Quindi occorre questo tipo di atteggiamento, soprattutto un atteggiamento di ascolto, un atteggiamento di umiltà, un atteggiamento di disponibilità, come per esempio gli allievi nei confronti del loro insegnante o del loro maestro, oppure io ho lo stesso atteggiamento nei confronti di quello che è il maestro. Allora, parlavo prima, per esempio, parlavo prima dell'idea dell'Aikido come un'arte marziale non violenta. Allora, nel momento in cui lui è uno, possiamo lavorare questo. Allora.
importante perché avete visto eseguire due tecniche. Queste due tecniche, la prima si chiama santo, la seconda si chiama vecchio, sono tecniche che vanno ad agire su organi specifici all'interno del corpo. Sanchio in particolar modo va ad agire a livello polmonare, agisce sull'apparato respiratorio. Però occorre partire da un'idea marziale, d'accordo? Quindi la prima cosa è offrire un profilo, la seconda è consentire che ci sia un attacco, poi è importante controllare l'attacco, quindi quando lui deve prendere, se ne fa un momento, verrà, controllare questo attacco, poi andare a eseguire la tecnica. In ogni caso la tecnica in Aikido è controllata, perché per esempio se lui venisse a controllare me, in ogni caso all'interno ci serve il controllo da parte mia, quindi qualsiasi contatto viene fatto proprio per controllare i compagni. Poi, attenzione, il fatto che eseguiamo il movimento che avete visto, eseguiamo le mobilizzazioni che avete visto, non vuol dire che nel momento in cui lo controlliamo con una mano solo, lo controllo con l'altra, la tecnica non ha attenzione, funziona lo stesso. Quindi quello che dovete capire è che l'Aikido, soprattutto l'Aikido Kobayashi, quindi si parlava di difesa personale, si parlava di violenza, eccetera, nell'Aikido Kobayashi dovete entrare in un'ottica marziale, senz'altro, però anche in un'ottica, attenzione, terapeutica, tra virgolette. Nel senso che non esiste una relazione medico-paziente nell'ambito dell'arte marziale, assolutamente, esiste solo una relazione maestro-allievo, ma in quello che viene dato vengono dati dei movimenti, delle tecniche che possono far bene a chi le subisce. Si parlava prima, per esempio, del fatto di dire che lui viene ad attaccare e nel momento in cui viene ad attaccare io faccio vedere un mio punto di vista. D'accordo? Può essere diverso, cioè soltanto un punto di vista, d'accordo? Caso la mia azione è un'azione che non limita, diciamo così, l'azione del compagno. Nel senso che quando viene qua, il contatto si produce in ogni caso. Quindi quello che dovrà fare l'ha fatto. A questo punto non può dire, ma in effetti c'è la violenza perché io gli faccio vedere un modo di agire diverso. Sì, è vero, ma nell'Aikido si considera sempre che chi attacca sia una persona che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno di comprensione. Chi attacca è una persona che non ha nessun altro modo per potersi relazionare. E normalmente, nel momento in cui lui arriva, l'unico modo per esprimersi è questo. L'unico modo per esprimersi è attaccare l'altro. Allora, se noi entriamo in quest'ottica, abbiamo la possibilità di fargli vedere, in ogni caso, senza ferirlo né fisicamente né moralmente, che esiste un altro modo di relazionarsi, che forzatamente non è il suo, ma è un modo che può andare bene per tutti e due. E poi c'è il discorso, per esempio, anche che nel momento in cui, per esempio, noi andiamo a concludere, uno dice, ma in ogni caso, questa è una violenza perché lui subisce un'azione, è un'azione che fa male, lui è costretto a battere, se no sentirebbe veramente male, oppure altrimenti, non so, se non per il polso, se non per il gomito, se non per il braccio, eccetera. Anche questo è vero. Però l'azione che noi facciamo non è un'azione che è intesa, per esempio, per far male, è un'azione che è intesa per lavorare sugli organi interni. Per esempio abbiamo visto prima Sankyo che lavora a livello dei polmoni, avete visto due forme di Nikkyo, di cui una la seconda di queste che avete visto, che lavora a livello del fegato, e quindi tutte le azioni dell'Aikido lavorano sui punti che sono punti dell'agopuntura, sono gli stessi punti che possono guarire, gli stessi punti poi che possono uccidere. L'unica cosa è agire con un'energia che sia un'energia benefica, un'energia tra virgolette, un'energia terapeutica. L'Aikido non c'è mai una relazione
un'azione, una relazionamento col paziente, assolutamente. Quindi chi cerca di fare Aikido per terapia sbaglia strada, è anche terapeutica nel senso che fa bene al corpo, sviluppa il corpo, consolida, rafforza, fa funzionare bene il corpo nel suo insieme, però l'idea non è quella di guarirsi. Se no, in ogni caso, tutti quelli che vengono a fare Aikido sono tutti ammalati che non li vedono. Quindi per fortuna stiamo quasi tutti bene e vogliamo un'ottima salute e quindi sarebbe un'arte solamente per te. Certamente non è possibile. D'accordo? Quindi lavoriamo su questo adesso, per esempio. Lavoriamo su un inizio. Ci lasciamo passare. Una cosa importante, l'Aikido insegna anche, come ho detto prima, ad attendere l'attacco. Nel momento in cui c'è un attacco, la cosa importante è non andare a bloccare subito, ma l'importante è attendere l'attacco subito e controllare ugualmente il compagno, in ogni caso, e in ogni caso dare delle sensazioni, che sono molto importanti. Piuttosto che andare lì, per esempio, a bloccare l'azione, è molto importante per esempio lasciarlo passare. E poi segnare una strada, una via diversa rispetto a quella che aveva iniziato. Via. All'esterno è abbastanza limitato. Dovete sempre capire che i movimenti dell'Aikido sono movimenti complessi, che sono complessi. Anche in questo tipo di azione, per esempio, vedete che la posizione della gamba, della mia gamba destra, funziona molto particolare, è a contatto con il polso del compagno, e la mia azione non è fatta solamente per disarticolare la spalla, la mia azione è fatta per entrare a livello del bacino. La mia idea non è quella di fermare la spalla, la mia idea è di entrare fino a là. Quindi da questa posizione ho una rotazione in questo senso, una direzione in questo e una direzione in questo. Vedete che per lui è abbastanza pesante cercare di sopportare, di subire una tecnica del genere. Ma è una tecnica che fa bene. Perché non si ferma la spalla, entra, ed è molto importante per le persone che sono rigide a livello di spalla, rigide a livello muscolare. E per lui è molto sciolto, ma se prendo una persona per esempio che fa, che ne so, di qualsiasi altra attività, soprattutto attività muscolare, è molto difficile, già mi posiziono qua per cercare di prendere la mano e già batte, quindi vuol dire che c'è un sistema difensivo che è estremamente, estremamente forte, estremamente presente. Anche per esempio nella tecnica in cui per esempio abbiamo visto prima Nicchio, quando si arrivava a questa posizione qua, la chiusura, quando arrivate qua, è molto importante sapere che nel momento in cui io mi trovo in questa posizione non c'è l'idea di adesso disarticolare, adesso faccio male, eccetera, ma in ogni caso l'idea, rilascio qui il bacino, esatto, l'idea è quella di entrare all'interno del suo corpo, l'idea è quella di fargli bene. Allora, la prima cosa per esempio da fare in questo caso è che Luque allinei il corpo, vedete il bacino è rilasciato, i talloni sono verso l'esterno, le gambe sono ravvicinate e la mano vicina al corpo per eventualmente battere in questa posizione più in basso. Da questa posizione, per esempio, è importantissima la mia postura. Se sono così, già per lui è un'altra cosa. Sono così, già per lui è un'altra. Quindi importante per me la postura. Da questa posizione, poi ruoto lo sguardo. E ruotando lo sguardo,
porta anche un vaccino. Però vedete per esempio che da qua c'è sì un'azione che entra all'interno della compagna, però è limitata. Se oltre la rotazione, o se non la mette sta male, un po' trova a contatto, ma lui cambia tutto. E vedete che quello che muove, osservate bene, guardate il vaccino, l'azione è là. Ed è là che deve arrivare la tecnica, per poter funzionare in maniera corretta. E quindi adesso lavoriamo un attimino a fronte, lavoriamo proprio su questa chiusura. Attenzione, per esempio, sulla chiusura di Sacchio, era una chiusura un attimino diversa, più o meno la stessa cosa. Poi abbiamo un altro tempo. Questa posizione, ad esempio, anche là è un tipo diverso di chiusura, però anche là è un'azione che arriva all'interno del corpo, all'interno del bacino del corpo. Provate. Lavorate piano. Partite pure da terra, dalla posizione distesi, e fate l'immobilizzazione. Lavorate piano, lavorate tanto. Un'altra parte importante dell'Ichidoko Bayashi, ricordo, anzi non ho ancora detto, che io sono un allievo del maestro Cognaro, maestro del Cognaro, che è stato allievo del maestro Kobayashi Rokkazu. Maestro Kobayashi Rokkazu è stato allievo di Osensei Morihei Ueshiba, che è il fondatore dell'Aikido moderno. L'Aikido ha origini molto molto antiche, non precisamente giapponesi, ma deriva dalle esperienze, diciamo, cinesi e coreane,
È entrato in Giappone come tante altre cose sono entrate in Giappone, quindi Retilon non è principalmente giapponese, e nel corso dei secoli ha subito delle modifiche. Una scuola in cui si insegnava l'Aikido Bujutsu era Bujutsu, anzi, era la Daito Ryu, una scuola che esiste ancora e i cui insegnamenti sono di pertinenza della comunità Takeda, e però in ogni caso è un'arte marziale che nel tempo si è evoluta e la sua conoscenza nel mondo è dovuta ad un grande maestro di arti marziali che è stato Moriya Yoshiba, il quale ha creato quello che viene considerato l'Aikido moderno. Moriya Yoshiba aveva molti allievi, molti grandi allievi, allievi a lui molto molto vicini, come per esempio il maestro Saito, come per esempio il maestro Toei, come per esempio il maestro Tomura, come per esempio il maestro Kobayashi e tanti altri. Quando Moriya Yoshiba è morto, una delle più grandi sorprese, forse anche qualcosa che sta a significare veramente il messaggio di libertà che Moriya Yoshiba inviava tramite l'insegnamento di Aikido, è stato il fatto che ogni allievo ha creato una sua scuola. Quindi il maestro Toei ha creato una sua scuola, il maestro Saito, vuol dire Saito, ha creato un'altra scuola, il maestro Kobayashi ha creato un'altra scuola. Quindi è un messaggio di libertà, nel senso che gli allievi hanno creato qualcosa di loro che rappresenta in ogni caso un'evoluzione dell'Aikido che faceva Moriya Yoshiba. La nostra scuola si chiama Hokusai Aikido Kyushukai, Kobayashi no Kazuha, è una scuola che il maestro Kobayashi, il maestro Andre Cognano, io e altri membri dell'associazione, membri fondatori dell'associazione abbiamo creato 98, e che è una scuola che preserva l'Aikido Kobayashi, è un'associazione internazionale di ricerca sull'Aikido Kobayashi. E quindi è una scuola nella quale si insegna lo stile Kobayashi, l'etica del lavoro del maestro Kobayashi. È una cosa importante nel lavoro dell'etica della scuola del maestro Kobayashi, per esempio, è l'estetica, quindi la bellezza del gesto. Il gesto l'Aikido Kobayashi è fondamentale ed una delle espressioni della gestualità, per esempio, è il Meguri. Il Meguri, per esempio, è quell'azione della mano che consente di controllare i compagni. Il Meguri non è solamente un Meguri che viene fatto con le mani, può essere fatto anche all'interno del corpo. Il Meguri vuol dire portare intorno, portare in giro, portare in circolo. Meguri è un movimento di rotazione che ci consente, per esempio, di lavorare in questo modo, di lavorare in questo, di lavorare in questo, di passare all'interno, di passare all'esterno. E ci consente una grande varietà di azioni, per esempio. Il gesto può essere effettuato in questo modo, la stessa azione può essere effettuata in questo modo, ancora può essere effettuata in questo modo, ancora può essere effettuata in questo, lo facciamo vedere meglio da questa parte. La gestualità e soprattutto è molto importante l'estetica nell'azione. L'estetica nell'azione, quindi vedere qualcosa di godibile. Il maestro Kobayashi diceva che quello che è bello è anche efficace. E un'altra cosa importante dell'Aikido Kobayashi, cosa che non si vede per esempio anche in altre scuole, è la postura che eseguono la tecnica. Difficilmente si vedono delle posture che sono molto larghe. Difficilmente si vede il busto che viene piegato in avanti e soprattutto difficilmente nella nostra scuola si vedono le mani che sono fisiche. In ogni caso, quando lui viene a prendere, per esempio, le mani sono sciolte, le mani sono rilasciate e la postura è sempre una postura eretta. Il maestro Kobayashi diceva mai far penzolare il proprio cuore in avanti.
occorre sempre che il corpo sia in asse, soprattutto deve essere in asse perché? Perché deve essere rispettato il nostro asse fondamentale, e il nostro asse fondamentale deve avere una relazione che sia buona con gli assi orizzontali, quindi asse verticale, che è l'asse dove passa l'energia più importante per lo sviluppo della persona, e gli assi orizzontali, che sono quelli che ci permettono di relazionarsi con l'esterno, e sono quelli soprattutto dove esistono le tensioni più forti. Sono quelli dove esistono le tensioni più forti. Perché tutto quello che non può essere trasmesso all'esterno ritorna sull'asse relazionale sotto forma di tensione. D'accordo? Quindi è molto importante lavorare molto bene. È logico che, per esempio, un movimento di questo tipo è abbastanza difficile farlo, nel senso che la mano si blocca, il corpo lavora in questo modo, è molto difficile eseguirlo, capisco, però da chi lavora a livello psicosomatico, quindi cosa vuol dire? Ci sono dei blocchi nel nostro movimento che appartengono a delle rigidità, che a partenza sono rigidità psichiche e che si trasmettono nel corpo. Da chi Kobayashi ha questo vantaggio, che attraverso la pratica è possibile lavorare sulle proprie rigidità. Attraverso un'azione che è un'azione esterna è possibile lavorare all'indietro, è possibile arrivare fino a livello psichico. Lavorare sul corpo è molto importante perché può permettere a livello psichico dei sbloccaggi che per anni possono anche non avvenire. Quindi lavorare sul corpo crea delle aperture che spesso altre discipline, anche terapeutiche, non riescono ad ottenere. Quindi lavorare sul corpo è fondamentale, è una cosa che abbiamo, che è nostra, e che dobbiamo calarci dentro, non è solamente un sacco vuoto che ci portiamo appresso fino a livello del sarcofago, ma è una cosa che dobbiamo vivere pienamente. Poi un'altra cosa importante, ancora nel Aikido, è sempre nel discorso della non violenza e della relazione, è una frase che diceva il maestro Kobayashi, che diceva uke so ku se me so ku uke, se me è quello che attacca, uke è quello che riceve. Quindi lui dice se me so ku uke, chi attacca riceve, è uguale a quello che riceve. Uke so ku se me, quello che riceve è uguale a quello che riceve. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire che la ragione non sta da nessuna parte. Nel senso che se io mi pongo nel momento di un attacco in una situazione in cui dico io ho ragione e lui ha torto, non è possibile la relazione. Se lui si mette in questa posizione, io ho ragione, invece lui ha torto, ugualmente la relazione ci può essere. Quindi l'unica cosa, il concetto che è molto importante nella pratica è proprio questo. Che è questo, se ne su che, cioè nel senso che chi attacca e chi riceve sono uguali, non esiste nessuna posizione di superiorità. È là che può venire una relazione, è là che può venire uno scambio. E una delle espressioni più importanti anche di questo tipo di relazione, per esempio, è Kaeshi. Kaeshi Vajra, Kaeru vuol dire scambiare. Kaeshi Vajra una volta venivano considerate come controtecniche, tecniche di attacco, e poi a un certo punto si faceva una controtecnica, quindi una specie di difesa sulla difesa. In realtà Kaeru vuol dire scambiare, è uno scambio. Kaeshi Vajra sono tecniche di scambio e sono tecniche soprattutto che ancora una volta lontano dal concetto dell'idea di difesa personale, poi uno naturalmente lo prende come vuole, fanno sì che ci si ponga in posizione di ascolto nei confronti del compagno. Per esempio, se lui esegue una tecnica, che può essere il video, per esempio, questo mi permette di lavorare in ogni caso, cercando di sentire un attimino qual è il momento che mi sta eseguendo. Sono state fatte ponendosi in posizione di ascolto. Sentiamo un po' di dove andare, là, a questo punto. Sentiamo ancora. Ora vuole andare, da così. Ah, la situazione è molto bloccata. Tutto è possibile.
però mettendosi in posizione di ascolto. Ancora. E questo è, queste sono tecniche che Shiva Zappa, ci sono migliaia di tecniche, quindi da qualsiasi tipo di tecnica possono essere fatte a centinaia, qualsiasi tipo di tecnica. Ci sono alcune difficili, altre più semplici, però queste stanno a significare che effettivamente è possibile in ogni caso uno scambio, una comunicazione col compagno. E una delle essenze, per esempio, della strategia del Kidoko Hayashi è il fatto di aspettare un attacco. Per esempio, se noi lavoriamo con il gioco, l'idea che noi avevamo, per esempio, prima, quando lasciavamo venire un attacco, la stessa cosa si riproduce nel momento in cui si lavora con le armi. Attenzione, questo non è Jodo, che è tutta un'altra arte marziale, questo è Aikijo, quindi i principi dell'Aikijo sono completamente diversi da quelli del Jodo, che ripeto è un'altra arte marziale, principi dell'Aikijo, per esempio, i principi sono tre. Primo è Chokutsuki, nel momento in cui lui attacca, può andare a controllare in certo modo, Chokutsuki, Tsuki è colpo, e Choku è diretto. Il secondo, per esempio, Kaeshi, è il colpo che va a controllare la tempia. Il terzo è Fuikotsuki, è il colpo che va a controllare il vento. Naturalmente anche qui si pongono problemi di spazio, problemi di tempo, quindi problemi di termini. Nel senso, per esempio, che se lavoriamo, in ogni caso, anche sui temi dell'aggressività, non lui attacca, se io metto così, è un'azione, la mia un'azione estremamente difensiva, su un colpo che in realtà non ha nessun pericolo, non ha nessuna motivazione per scatenare in me questa reazione. Al contrario, quando lui attacca, attento, vedete benissimo che esiste una differenza di tempo di azione fra il suo attacco, nel momento in cui io lavoro su qui, e il mio, nel momento in cui lavoro. Vedete che c'è uno spazio, che è molto evidente, uno spazio con un tempo nel quale io posso entrare perché lui è sicuro del suo attacco. Però d'altra parte, nel momento in cui lui attacca, per esempio, io ho un certo margine di azione, nel senso che il mio gioco è quasi protese dalla sua azione. Però, per esempio, in Kenshi, qui l'azione è diversa. Nel senso che lo spazio di azione per lui è ben più ampio. La terza azione, per il Furikomi, vedete che il suo spazio di azione è estremamente più ampio. E nel momento in cui io sbaglio il mio tempo d'entrata, il mio tenu, lui può venire a controllare. Quindi vedete, su questa base di azione, la complessità della relazione e l'utilità di trovare all'interno di sé degli spazi e dei tempi di intervento, di azione, che sono sconosciuti al compagno e che possono servire entrambi, perché nel momento in cui lui attacca e sente questa azione, è una cosa, nel momento in cui lui attacca e sente questa, oppure lui attacca e sente questo tipo di azione, oppure lui non sente questa, oppure ancora nel momento in cui sente questa, per lui sono delle azioni e delle sensazioni che sono completamente diverse e che entrano su di lui. Il maestro Kobayashi diceva, per fare il nicchio, per la tecnica che ho visto fare prima, bisogna subirlo tante volte per riuscire a lavorare, a fare ad attaccare, per riuscire a eseguire una tecnica, oppure subirla tante volte. Quindi il corpo deve imparare. Il corpo non è solamente fatto di ossa, muscoli, il corpo è fatto di energia e c'è un'interazione molto forte fra le coscienze, tra diverse coscienze del corpo e quello che è la massa del corpo. Quindi la prima cosa da fare, la prima sensazione che si ha nel momento in cui si fa il Kido è una sensazione che non appartiene al fisico, ma appartiene allo spirito. E questa è una cosa fondamentale. Poi un altro aspetto della pratica di Kido, ce ne sono tantissime, cioè dal punto di vista tecnico, in senso stretto, che modalità di attacco, eccetera, eccetera, ma ripeto, non è una dimostrazione in senso stretto di Kido, è solo la possibilità
di far capire cosa c'è in relazione. Un altro tipo di lavoro, per esempio, con il che. Anche qui, per esempio, il discorso del fatto di lasciare che un attacco si produca è estremamente importante. Attenzione che dobbiamo distinguere, per esempio, ci sono delle arti marziali, per esempio il Kendo, dove i due attacchi di quel Kendo sono messi in questa posizione. Quindi, dove tutti e due dichiarano un attacco. Tutti e due dichiarano un attacco. In etica non esiste una posizione di questo tipo. Non esiste una posizione di questo tipo, esiste solamente... Esiste solamente una persona che attacca, che dichiara l'attacco, una persona che ha la guardia e che è quella che attacca. Poi c'è quello che deve eseguire la tecnica, d'accordo? Quindi in ogni caso l'attacco bisogna che si produca. Quando per esempio noi siamo in questa posizione, strategicamente è tutta un'altra cosa. Kenjutsu o il Kendo è tutta un'altra arte marziale, non fa parte delle Kiken. Maestro Kobayashi insegnava l'Aikiken, Maestro Kobayashi insegnava l'Aikijo, e nel momento lui diceva questa è una posizione di guardia, tutti e due hanno dichiarato l'attacco, se io attacco lui entra, se lui attacca devo entrare io. L'unica cosa possibile, come quello che succede nel Kendo per esempio, è togliere il Ken per riuscire ad entrare, ma questo è tutta un'altra arte avanzata. L'Aikiken è completamente diversa, l'Aikiken si permette l'attacco. Quando lui attacca, si permette l'attacco, là si va a controllare. Quando lui attacca, si permette l'attacco, là si va a controllare. Se lui per caso, se io per caso dovessi sbagliare il mio controllo e lui dovesse per esempio scacciare la mia, là è possibile entrare dall'altra parte, ma là sono altri principi, sono altre azioni, sono altre situazioni. È interessantissimo studiare, ma che per il momento adesso vanno di là rispetto a quello, al messaggio che voglio farvi passare. In ogni caso, quando c'è un attacco, per esempio, il fatto è molto importante non fermare mai l'attacco. Far sì, per esempio, che non esista nulla che possa rappresentare un atteggiamento difensivo. Quando lui attacca, lui libera l'attacco. È molto importante, quindi dirò, che un attacco che si produca sia un attacco. Perché sennò si mettono in gioco delle... lasciate il senza, se avete certi problemi. Lasciate il senza. È molto importante che chi attacca abbia veramente l'idea di attaccare, quindi sia libero dai condizionamenti. Quindi quando lui attacca, d'accordo, naturalmente magari evita di partire, ma è importante l'attacco. Se io lavoro così, attenzione, lui è molto difficile perché lui ha tutto il vissuto di una relazione, quanto tempo ci conosciamo? 11 anni, d'accordo? Quindi c'è tutto il vissuto che si mette in gioco in questo tipo di relazione, quindi lui conosce, vuol dire adesso può fare questo, adesso può fare l'altro, adesso può fare quell'altro, quindi nel momento in cui c'è l'attacco, difficilmente c'è la libertà completa, per dire devo fare un attacco senza poter immaginare quello che lui potrebbe fare. Quello che io faccio, lui in ogni caso lo deve vivere al momento. Posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo, posso fare tanto. D'accordo? Quindi per lui è importante, boom, attaccare. Quando lui attacca, c'è da parlare. Tranquillo, tranquillamente. Dicevo che è molto importante non avere un atteggiamento difensivo. Mettere qualche cosa fra voi e chi attacca. La guardia, mettere qualcosa, difendersi, no. L'azione non deve intromettere qualche cosa fra voi e lui. L'azione deve essere un'azione di... L'azione, in caso, deve essere un'azione che non minaccia. Non minaccia in ogni caso. Questa dà la possibilità di poter eseguire un movimento che sia un movimento che sia morbido, che sia un movimento tranquillo, che sia un movimento sereno, e sia un movimento che a lui possa dare qualcosa. Attenzione, per lui la sensazione è completamente diversa quando lui attacca. Se io lavoro così, osservate cosa succede. Proviamo ancora. Proviamo ancora. Proviamo ancora.
sono tre modi diversi di lavorare. E per lui le sensazioni sono ancora diverse, ancora difficile. Questa, nel senso che parlo prima io di lui, e riuscire a trasmettere una sensazione del genere è ancora più difficile. Avete visto? Quattro modi diversi di lavorare, quattro modi diversi di lavorare. E per lui sono delle sensazioni che sono completamente diverse. Completamente diverse. E là si lavora su uno spazio e su un tempo che non appartiene né a me e né a lui, perché io nel momento in cui eseguo la tecnica non ho nessuna immagine né mentale né corporale, corporea della tecnica che devo andare a fare. E questo è logico, perché provate a pensare, quando lui attacca, più è logico. Quanto dura il suono? Quanto può durare il suono? Quanto può durare? Secondi? Uno. Mezzo secondo. Siamo là? Breve. Allora, voi avete là un attacco. E ora? Mezzo secondo. Il mio movimento quanto è durato? Lento. Qui attacca, veloce. Spazio un tempo che lavoro completamente su mare, però lui non conosce. Allora provate a immaginare, là c'è un'azione che dura mezzo secondo, provate a immaginare due attacchi che durano mezzo secondo, qualche volta c'è qualche attacco che dura molto meno, mezzo secondo. Provate a immaginare tre, provate a immaginare quattro, provate a immaginare un'azione che lavora su quattro attacchi diversi. Questo può andare d'accordo col concetto di rapidità che noi abbiamo, col concetto razionale di rapidità, non può essere. Se lavoriamo nell'idea di qualche centesimo di secondo, non è possibile controllare uno, controllare l'altro. Dobbiamo creare attraverso il corpo, attraverso lo sguardo, attraverso l'azione, uno spazio e un tempo che non appartiene a nessuno dei quattro. E allora se lavoriamo dal punto di vista razionale, non possiamo assolutamente. Quindi, soprattutto le Ken, che diciamo così, quasi la parte più spirituale delle Kino, è fondamentale perché ci permette di conoscere un'altra dimensione, che va al di là del Taijutsu, quindi della relazione che ci può essere insieme le Ken, quindi del contatto, quindi dell'attacco, del tempo, dell'azione, eccetera, eccetera, al di là del lavoro con il gioco, anche se è un lavoro estremamente vasto, dove soprattutto si impara gli spostamenti, dove soprattutto si impara a maneggiare il gioco, a coordinare il movimento dei mani, le etiche, dove effettivamente la relazione viene posta a un livello che è al di sopra di tutti quelli che abbiamo guardato fino adesso, e che nel caso è estremamente interessante, perché lavora in un campo che va al di là di quello che possiamo intuire. Anzi, nel momento in cui diciamo dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo lavorare su questo, devo controllare l'altro, il corpo non si muove più. Quindi le chiedo, una delle cose che fa è quella di insegnare alle persone a non dover controllare niente, ma rilasciare non vuol dire abbandonarsi, rilasciare vuol dire far circolare l'energia. L'energia è bloccata, il nostro modo di pensare, le relazioni che abbiamo creato ci bloccano. Ci bloccano, siamo rigidi, dobbiamo controllare, abbiamo paura, abbiamo timore, abbiamo paura di perdere la nostra identità, no? E chi dà lavora su tutt'altro campo, lavora sul rilasciamento mentale. È logico che non è così, non è come accendere la luce e poi spegnerla, è logico che è un lavoro. D'altra parte è chi dà, cosa vuol dire? Do vuol dire via di sviluppo interiore, la via non dura un anno, non dura due, dura. Ho cominciato l'Aikido nel 69, quindi quando avevo 14 anni, quindi fatto il mio è durato un bel po', e dura ancora, ci mancherebbe altro, dura ancora, tante cose da scoprire, tante cose da sperimentare, tante cose da fare, tante cose da studiare. E là è importante, è una cosa che dura nel tempo. I Budo sono così, è una via dove uno ci si mette dentro e la percorre, per uscire ed arrivare da qualche parte, che lo soddisfi. Quindi non è una cosa semplice, lo so,
D'altra parte, ripeto, questa è Budo, una via che ti do, in ogni caso in particolare, una via che appartiene a tutti. Quindi tutti possono accedere, che siano bambini che hanno 5 anni, che siano adulti che ne abbiano 70, tutti possono accedere, tutti possono ottenere la Reikido, che è un'arte marziale di libertà, quello che per loro va bene. Perché uno di fare l'arte marziale non interessa, non sono un bando di fanatici, di pazzi, di burla, forse l'arte, eccetera. Però basta che si sviluppa. Basta che si sviluppa. In Giappone è quasi normale, ma per loro è come fare parte maestro. Altre cose, ma per noi però in Occidente c'è uno sviluppo che è inimmaginabile, se tu mi hai chiesto. Quindi bisogna meditarci su. Possono dare qualche cosa alle persone, possono dare qualche cosa alle persone più di quello che normalmente le persone trovano vicino. Quindi gli arti marziali hanno un messaggio, gli arti marziali Budo tradizionali, attenzione, non parlo di tante altre cose, ma la tradizione ha un messaggio da dare, perché è un messaggio forte, perché è un messaggio sicuro, perché è un messaggio nel quale le persone possono ritrovarsi. Una specie di, non so la gente, ma qualcosa di certo. Certo che è difficile avvicinarsi alla disciplina, avvicinarsi alla stanchezza, avvicinarsi al lavoro fisico, avvicinarsi alla terra, avvicinarsi al cielo come si chiama, così via. Però fa bene, in ogni caso aiuta la persona a ritrovare altre parti di se stessa che in ogni caso sono, fino a quel momento non erano sconosciute. In ogni caso, se c'è un problema di rigidità, se c'è un problema di relazione, il fatto di studiarlo in un ambiente dove il contesto sia codificato è molto modificato. Kanza, Shimaza, Joseki, Shimaza. Dal punto di vista energetico è codificato. Dal punto di vista relazione è codificato. Insegnante, allievo. Dal punto di vista relazione tra gli allievi, lato destro, senpai, lato sinistro, corpo. Codificato così. Saluto, la relazione, inizio tecnica, fine tecnica, scambio di ruolo. Là è possibile esprimere sperimentare qualche cosa, non è possibile sperimentare, che è contenuto, è contenuto. Come ad esempio la relazione maestro-allievo è fondamentale, perché la relazione maestro-allievo nell'ambito dell'arte marziale è proprio il prototipo della relazione, nel senso che l'allievo è libero di seguire il maestro è libero in ogni caso. Fate se non questa posizione, appoggio il testo e lei può coricarsi.